Il raddoppio della ferrovia Pescara Roma, interramento della linea per almeno 540 metri a San Buceto, accolta da RFI la richiesta di modifica del progetto. Buonasera a tutti e bentrovati. In apertura dunque il discusso raddoppio della Ferrovia Pescara Roma con una importante novità. Sarà infatti interrata una parte del tracciato che attraverserà il centro di San Giovanni Teatino. Via libera di rete ferroviaria italiana. La modifica del progetto. Il servizio d'apertura è di Ezio Cerasi. Il sindaco di San Giovanni Teatino si dice soddisfatto e orgoglioso dopo l'incontro romano con i vertici di rete ferroviaria italiana sul raddoppio della linea Roma Pescara, richieste quasi tutte accolte, sottolinea Giorgio di Clemente, a cominciare dall'interramento di una tratta, modifica sostanziale del progetto, sostenuta con forza dall'amministrazione comunale. I binari dell'alta velocità per 540 metri non scorreranno in superficie, evitando così le barriere antirumore alte 6 metri che avrebbero diviso in due la frazione di San Buceto. L'interramento inizierà da Via Pertini nella zona centrale, attraverserà Corso Italia per iniziare la risalita dopo 150 metri. Una modifica al progetto dell'8-0 già ipotizzata nel 2018 con uno studio di fattibilità poi accantonato da rete ferroviaria italiana. La soluzione della galleria sotterranea che preserva il centro di San Buceto piace al comitato cittadino che si era battuto per un interramento dei binari ancora più lungo. Soddisfatte anche le opposizioni ma per il consigliere comunale Matteo Ferrante bisognerà valutare gli impatti dell'opera tra demolizioni di fabbricati ed espropri all'interno del cantiere oltre a necessarie garanzie per gli indennizi.